La prima situazione è questa. Quello che sappiamo dai libri è completamente cambiata. Quindi i libri li chiudiamo. L'indagine del 97 è superata. Quindi quando tornate a casa pensate che ricominciamo dal capo. Essenzialmente vi voglio ricordare questo. La problematica più grossa nel miglioramento della patologia respiratoria sta avvenendo perché noi stiamo cercando i segni di allarme. Una delle grandi lezioni di Bach è stato questo: non aspettare che arrivi la patologia, previenila. Ci ha dato una lezione non solo nei bambini con patologia neuromuscolare, ma per esempio ce l'ha data nel trauma toracico col volè. Se voi guardate solo le converse analisi, vedrete che anche fino a 2 giorni, 3 giorni dopo un grave trauma toracico, voi non avete un deterioramento della casematica, perché il polmone sano compensa perfettamente. Però al terzo giorno avrete un disastro. Il polmone danneggiato e marcito. È la stessa situazione che vi trovate con un paziente con patologia neuromuscolare. All'inizio il fattoflogistico probabilmente può essere trattato e bene. Dopo lo perdete. La seconda situazione interessante che è venuto fuori è stata questa. Quanto tratto? Cioè aspetto che la patologia si consolidi oppure tratto prima? Questa è stata la grande svolta che è legata alla tecnologia che abbiamo in mano. Per esempio il fatto che noi disponiamo di apparecchi per supplire alla tosse che manca. Questo non lo avevamo, li avevamo ma non li sapevamo far funzionare, quindi c'era questa attesa. L'altra situazione era mettere un tubo in trachea significa accoppare il malato. Mettere un tubo in trachea significa risolvere una patologia. Mettere un tubo in trachea significa poter risolvere una patologia precocemente, rimuovere il tubo e sostituire al tubo una maschera facciale. Quindi capite come tutto sta cambiando velocemente. La seconda situazione è aspetto che arriva la patologia. Se aspetto, la situazione è sicuramente il trattamento sarà più invasivo. Paziente stremato, alla fine il recupero sarà molto più lento. La seconda delle osservazioni che nasce, che sta facendo cambiare opinione a tutti, a noi in modo particolare, è quella della problematica. Le secrezioni. Voi vi ricordate come ventilavano i malati? Si metteva sotto il respiratore il malato, gli si dava il tidal volume corrispondente al suo peso e alla sua età. Il malato non si adattava al respiratore, noi intelligentemente lo sedavamo e lo curalizzavamo. Avevamo messo a composto la nostra coscienza, avevamo accoppato il. Gli errori. Primo, il malato non può avere un tidal uguale a quello del malato del paziente normale, perché altrimenti se ne starebbe a casa sua, non verrebbe in ospedale. Il solo fatto che un malato abbia il doppio di frequenza respiratoria significa che il volume minuto che lui ha, che chiede, è completamente diverso da quello che aveva prima. La seconda situazione che viene a nascere è questa. Noi utilizziamo sistemi a pressione positiva. Sistemi a pressione positiva che significa? Tutte le secrezioni vengono spinte nelle zone dipendenti del polmone. Quindi il polmone solido che vi trovate dopo 12 ore che collegate un malato al respiratore, le parti basali, quando vedete la lastra, siamo noi che lo creiamo. Perché non riusciamo a ventilare adeguatamente questo malato? Nel momento in cui noi sediamo questo malato, gli togliamo l'unica situazione positiva che lui ha, la tosse. Gli togliamo l'unica realtà che lui ha di dire, imbecille, guarda che non mi stai ventilando bene, perché gli sento il centro del respiro. Quindi è tutta una situazione che cambia, cosa ci fa scoprire? Che probabilmente alla base di tutta questa tiritera nuova che viene a nascere, viene a crearsi, ci sta dentro un difetto, una scorretta ventilazione da parte nostra.
E il problema della rimozione delle secrezioni ci fa fare un salto avanti, perché ci fa capire che se noi chiudiamo delle aree, il malato neuromuscolare cosa ci ha fatto scoprire? Che esiste una grande differenza tra ciò che è la diffusione dei gas, quindi il processo per cui acquisisco ossigeno, che è legato alla distensione dell'alveolo. La PIP serve a questo, vi apre aree ventilanti, vi permette la diffusione. Se voi mettete dentro una cannetta dentro il polmone e fate fluire l'ossigeno e distendete il polmone, il malato si ossigena perfettamente, diventerà ipercapnico, ma si ossigena perfettamente perché il processo diffusivo dell'ossigeno avviene spontaneamente. Ci hanno fatto capire la seconda situazione, che nella più parte dei casi il processo era ventilatorio. Questi pazienti acquisiscono una CO2 che arriva alle stelle e che questa è quella che segue e a cui consegue una serie di patologie respiratorie e una serie di danni che noi possiamo riscontrare. Quindi capite cosa sta cambiando? Quando vi dicevo, punto, quello che esiste dimentichiamolo. Malato sedato e curalizzato, malato accoppato. Quindi la situazione su cui vi muovete è questa. Allora, io cosa posso fare oggi? Potrei fare dei grandi discorsi, andare a cercare volumi correnti, ma i miei colleghi già l'hanno fatto. Vi ho voluto presentare ieri sera, tramite la mia collega, la dottoressa Costantini, cosa noi abbiamo visto. Ed essenzialmente cosa abbiamo visto? Una patologia di cui gli altri non trattano, che è la SMA1. Se voi vedete tutti i dati esistenti, i trattamenti vanno sulla SMA2, sulla SMA3, sulla Duchenne. Trattare un bambino con una SMA1 è una cosa completamente differente. È un approccio completamente non consono a quello che può essere la patologia che noi comunemente vediamo. Guardate cosa succede con la ventilazione non invasiva in reparto. Cosa vorrebbe il personale infermieristico e i medici di guardia? Arrivano la sera, sedano il malato, sistemano il ventilatore, buonanotte, ci vediamo domani mattina. Ogni 3 ore aspirate il bambino, alle 12 dategli l'alimento per sonde e finita. Provate a mettere un bambino in ventilazione non invasiva. Ogni ora bisogna provvedere per rimuovere le secrezioni. La maschera si sposiziona continuamente, per cui ho bisogno di ricontrollare il volume. Devo cambiargli la posizione attivamente perché devo migliorare la sua situazione. Quindi
Ci sono queste due riluttanze essenziali. L'altra cosa è la paura che questo tipo non respira. Qui bisogna fare un grande elogio a Bach, che disse: non vi respira più perché non sapete come passare dalla ventilazione con un tubo a un altro modello ventilatorio. È stata la nostra esperienza. Noi abbiamo messo sotto il respiratore una bambina, abbiamo accettato una ventilazione non invasiva, ma continuavamo nello stesso errore. Stubavamo la bambina e aspettavamo a vedere che cosa succedeva. È completamente impossibile questo in un malato neuromuscolare passare, pensare di passare da un tubo in trachea al respiro spontaneo e poi, se lui ha di bisogno, andare verso un modello di assistenza non invasiva. Perché quando noi stubiamo il paziente, lo stubiamo non ancora in completa autonomia respiratoria. Quindi lui ha di bisogno ancora di un supporto respiratorio. Paziente normale. Pensate, un paziente che ha già una patologia neuromuscolare che crea una situazione di difficoltà in condizioni basali. Quindi il cambiare l'approccio, togliere il paziente col tubo e passare ad una maschera è stata la svolta determinante. Dalla maschera, perché vi permette una certa autonomia, si può raggiungere l'autonomia respiratoria. Ventilazione invasiva, ventilazione non invasiva. C'è il collega Tesca che ha una grandissima esperienza, che ne parlerà. Tutte e due hanno pro e contro. Loro sono stati fortunati a non aver visto dei morti di bambini tracheotomizzati. Purtroppo ce n'è stato uno a Roma. Un bambino seguito 8 ore al giorno, perché figlio di una persona estremamente importante, da un'assistenza domiciliare infermieristica specializzata. Il bambino è stato trovato morto in letto. Una bambina nostra, di Varese, tornata a casa. I genitori, dopo un'esperienza di non invasiva, si sono sentiti più sicuri nel trattamento invasivo. La bambina ha fatto una bigestis, i genitori non se ne sono accorti, non abbiamo capito che cosa è successo. La bambina viene portata dopo 24 ore dall'incidente in ospedale, arriva solo in tempo per constatare il decesso. Dall'altro lato, ventilazione non invasiva, stessa situazione. Bambina di Napoli, quindi a molta distanza, 10 giorni prima della morte, dico alla mamma: la bambina non può più stare senza una PEG. Qualcuno potrebbe dire: ma lei fa un cerace del malaugurio. Dopo 10 giorni la bambina ha un rigurgito, una bigestis. Il pediatra che arriva in soccorso la trova.